bere! Senta, signor Faccia Tagliata. Noi siamo forestieri, ereditammo due... una miniera. Siamo due minerali. Per ora non sappiamo niente di quello che ci interessa. Lei non ci potrebbe dare qualche notizia sui cugini Capone? Forse mio cugino non si è spiegato bene. Dove abitavano i cugini Capone? Dov'è la miniera? Chi ha domandato dei cugini Capone? Noi! Noi! E chi sareste voi? I cugini Capone. Ripeto la domanda. Di chi avete chiesto informazione, voi due? Dei cugini Capone. E chi sareste voi? I cugini Capone. Siete spiritosi, muchachos? Signor, no, noi non siamo spiritosi, noi siamo i cugini Capone. Gli vuoi dire chi siamo? Siamo i cugini Capone, siamo venuti a chiedere notizie dei nostri nonni, i cugini Capone. Adesso vi dimostrerò che non è igienico fare gli spiritosi con il guercio. Hanno perso la lingua. Sei stato tu, eh? No! Scusatelo, qualcuno ha visto la mia valigia, per cortesia. Silenzio! Posso dire a nome di tutti che da molto tempo qui a Puercavaca speravamo di poter ospitare due valorosi come voi. Pertanto vogliamo nominare uno di voi sceriffo della città e l'altro vice sceriffo. Lo sceriffo sono io! No! Lo sceriffo sono io. No, no, mi dispiace, lo sceriffo sono io. Ma tu sei cretino, non lo puoi fare. La cretinaggine non c'entra, lo sceriffo sono io. Oh! Mi scusi, signor giudice, ma perché Puercavaca è senza sceriffo? Perché li hanno ammazzati tutti, signor. Lo sceriffo è lui. No, io faccio il vice, lo sceriffo no, sei io tu. Io sono cretino. No, non c'è bisogno di bisticciare, signori, no. Ecco qua un'altra stella. Avremo due sceriffi. Va bene così? D'accordo? Viva gli sceriffi! Uno e 70. Cos'è più alto? È questo che è il salto per paese. Ci prende le misure per farci i vestiti da sceriffi. Sceriffi, terribilissimi saremo. Ehi, amigos, le fodere ti raccomando e non risparmiare, perché dalle fodere si vede un lavoro di classe. Fodere? Fodere di zinco, signores? Di zinco. Fodere da sceriffo, a prova di pallottole. Ci staremo comodi. Comodissimi, signor, come nel vostro letto. Mi scusi, e i bottoni? Ah già, i bottoni. Bottone. Ma io fino ad oggi ho sempre adoperato maniglie, signores. Maniglie di ottone, quattro belle maniglie di ottone, due per parte. Maniglie d'ottone, fodere di zingo. Cugino Franco, questo la cassa ci vuole fare. Quale cassa? La cassa da morto! Sto schifoso e fetoso! La cassa da morto mia! Lasciala a me che chiederò il collo, non gli faccio due occhi d'osso! Oh, eccolo là! Venetta! Vattene via, vecchinone! Mi sono stufato di cercare questa miniera. Sono stanco. A forza di entrare e uscire da tutte queste gallerie, mi sembra di essere davanti ad un cielo. Ma dobbiamo insistere, i nonni avranno incominciato a cercare qui intorno, vicino a casa loro, capisci? Dove? Lì c'è un'altra galleria. Andiamo, sento che c'è qualcosa. Ma quella galleria è come le altre. Io sento che c'è qualcosa, andiamo. Se te lo senti. Lascia fare a me. Corre,
finalmente siamo al sicuro. Non direi. Questa casa bisogna rimodernarla. Ma che vuoi rimodernare? A me questa America mi ha già stufato. Da quando siamo arrivati qui ce ne capitano da tutti i colori. Oh, e poi a me questo Texas non mi piace, va bene che non mi piace. Va bene, va bene. In paese magari c'è qualcuno, ma qui che c'è? Nessuno. E a me non piace vivere in un deserto disabitato. Quante volte te lo devo dire? Non ci voglio vivere. Poveri nonni, chissà dove saranno stati uccisi. Chissà. Forse in qualche imboscata nei boschi o chissà dove. Chissà. O forse laggiù nel deserto sabbioso. Nel deserto desettico, laggiù, da soli. Perché non sono rimasti in Sicilia? Perché, perché? Motivi d'onore. I nostri poveri nonni, uomini di coraggio, pionieri. Ciccio, lo sai che te dico? Che mi dici? Io so dove si trova la miniera. Cosa sai dove la miniera? Non me l'hai detto. Parla, disgraziato. Dov'è? Nella fantasia del... Basta! Dentro, muchacho! Signori, non possiamo stare a giocare tutto il giorno con voi, che vi divertite a prenderci in giro. Adesso ci direte dov'è la miniera. Furbi, eh? Vamos, muchachos! No, no! E non ragioniamo. Non ci tocca adesso, siamo tutti in voi! Voglio tirare! Aiuto! Ciccio, che pio! Sbucavano da tutte le parti, saranno stati più di 100. Ma quali 100? Più di 1000. E noi pa, pa, pa! Zitto, racconta bene. Prima abbiamo fatto crollare la casa, abbiamo afferrato con queste mani una trave e crac, tutto giù. E poi... Pa, pa, pa! No! E poi quelli rimasti vivi sono scappati via. Noi li abbiamo inseguiti e poi... Pa, pa, pa! Li abbiamo buttati in una valletta, li abbiamo accerchiati e poi... E poi... Adesso devi fare pa, pa, pa! Ah, pa, pa, pa! Te domani vai! Avete un'idea di chi fossero i vostri aggressori? No, erano tutti mascherati con il viso coperto. La faccia non si vedeva. Non hanno avuto il coraggio di farsi riconoscere. Hanno capito subito che noi eravamo due fuste di sceriffi, due pistoleros. Il terrore della Pampa! Sempre dopo di voi, signor Ramirez! Certo, certo! Sempre dopo! Fate pure gli spacconi davanti a tutti. Cantate, ballate, ma ricordatevi che posso farvi fare un altro genere di ballo. Ah, sì? E quale? Appesi a una corda. Andate pure a divertirvi, eh! Amico, avevate detto di non avere dinero? Abbiamo ricevuto il vaglia. È arrivato dalla Sicilia. A te. Una, due, tre, una, due, tre, una, due, tre, una, due, tre e una. Ma che... Amico, come dai le carte? Come si gioca il poker a casa vostra? E ora che fa? Facci segnale a mio cugino. Il deficiente mi fa il segnale dalla briscola. A poker dobbiamo giocare, a poker! Oh, scusassero, ero desatto. Apro. Tre volte. Sei. Che li prendi? Non posso giocare, ho quattro carte uguali. Disgraziato ai poker, hai vinto tutto! Ma no, questi... Chip! Chip, chip. Coccodè. Che hai detto? Ho detto coccodè. Ma chip significa chip. E coccodè significa coccodè. Il ragazzino vuole fare la pipì. Pipì. Apro. 100. Questo è più 10.000. Ciccio, se mi riesce questo bluff siamo a posto. Buio, vedo il buio. Scusasse, a parte che voi sia orbo, mi vuole spiegare come fa a vedere al buio? Fermo! Mamma... Amico, amico, devi stare attento al gioco, capito? Perché anche gli amici possono perdere la pazienza. Andiamo avanti. Rilancio sul buio di altri 20.000. Vedo le 20.000. Se vede lui che orbo posso vedere anch'io. 100.000. Io vedrei... 150.000. 200.000. 300.000. 400.000. 500.000. Mizzica. Ci sto, 100.000. E allora? Va bene per tutti? Parla. Io scalo all'asso. Ah no, io un full...